Zibaldone Aretino, atto terzo. Siamo qui a presentarlo assieme al presidente della Brigata Amici dei Monumenti, Claudio Santori, e da un volto noto per la città di Arezzo, Giorgio Ferri, della casa editrice Cartaria Aretina e anche appunto editore di questo libro. Al carissimo Claudio, Zibaldone atto terzo, perché ce n'è altri due in precedenza, due anni di fermo. Esatto. Questi Zibaldone vuol dire mescolanza di vari elementi, no? Per chi ha detto alla cucina un minestrone verrebbe da dire, sì. Di tante cose, perché all'interno ci sono personaggi, storielle aretine, racconti, storie senza tempo. Tutti. Sì, sono personaggi minori, storie, sono quelle cose dell'Arezzo nascosta, del ventre d'Arezzo, di cui la storia non si potrebbe mai occupare e che andrebbero perduti nei meandri del tempo. La filosofia di questo libro è proprio questa: riportare alla luce cose sepolte, cose che sarebbero dimenticate. Questo libro però è particolare, il terzo, è sempre nello stile al quale Giorgio Ferri ci ha abituato, va bene? Però è caratterizzato dal fatto che contiene un altro libro dentro, c'è dentro questo. La ristampa anastatica del famoso Terra d'Arezzo, un cantico di Enzo Piccoletti, la giosta del 1904. Grande figura anche lui. Riprodotto per intero, con tutte le fotografie originali. Quindi questo è un testo che nella biblioteca di ogni aretino verace che ama la propria città ci dovrebbe essere. Certo che sì. Ci sono qui tante cose, ci sono tutti riportati, tutti i personaggi della Sala dei Grandi, storie della giostra del Saracino, ci sono per esempio alcune illustrazioni del famoso Zenone, una storia della buca di San Francesco. Cioè, tutto quello che andrebbe saputo della propria città. Della propria città. Posso andare dal nostro amico questo Giorgio giovanotto Ferri. Di 90 anni che mi ha rimproverato poco fa, mi ha detto non freghiamo, 91. Perché lei è del 31, Ferri, nel 1931 del secolo scorso, nato a luglio, quindi la giostra del Saraceno per lei è veramente nel DNA. Sì, sì, sì. Infatti, parlando del 1931, va ricordato la famosa cosiddetta nascita del Saracino, certo. Quando per la prima volta il Saracino fu svolto in via Seteria. Io ero nato in via Pescaia e, come uso spesso scherzare, già avevo 24 giorni, ero del 1931, e il Saracino si svolgeva in via Serena, aveva 24 giorni e ho detto come battuta già sentivo i tamburi e le chiarine suonare. E quindi è stato l'input. E da allora, insomma, naturalmente, essendo, come ha detto Santori, dei buoni aretini, il Saracino l'abbiamo avuto sempre nel cuore e addirittura andavamo a vederlo già a 6-7 anni, naturalmente si passava attraverso quelle feritoie, no? Perché prima la barriera fatta da 4-5 assi e i ragazzi scappavano di lì sotto. O si scendeva dalla famosa torre di Piazza Vasari, che da parte su di Sant'Agnese, scendendo centinaia di scalini, nessuno lo sapeva, si riusciva proprio in Piazza E questi Vasari. Sono i ricordi di una persona che giustamente ha visto la nascita di quello che oggi è diventato il vanto degli aretini, no? E che vengono anche dai paesi dell'estero a vederlo. Quindi se che cosa così, ha voluto così, la conduttrice mettere? Mi piacerebbe che leggesse in prima pagina sì, tutto quello che si può no, l'impostazione, i temi, i contenuti di questo libro. I personaggi perché, abbiamo. Poi abbiamo le storielle aretine, i racconti, i miracoli, storie senza tempo, storia, arte e musei. Questi tutti sono gli argomenti contenuti sì, all'interno del però, libro. Però va precisato che a ogni titolo corrispondono vari racconti. Certo, e siccome in una forma didattica, quando io facevo anche il rappresentante di Italia, la Cartaria Aretina, devo dire che sì. ognuno, tutti, sono accompagnati da immagine per dire a un certo punto troveranno
un capitolo dove dice Piazza Giotto, la, come si chiama, la Roma, la famosa zona dei ricchi, come è chiamata? Ah, sì, la, Piazza Giotto? Sì, no, ma dice, è chiamata la zona, ora, vedi, alle volte sfugge, no? Alle volte sfugge anche alle menti più sì, brillanti. E quindi, parlando di Piazza Giotto, che ora glielo dico, perché lo trovo, eccolo qua, perché... eccolo qua, zona Giotto, siccome è in dialetto aretino, al Parioli d'Erezzo. Meraviglioso. E questo è eccezionale perché basta leggerlo, uno lo legge non una volta ma due, tre, quattro volte. Ecco, ritornando al discorso, al Parioli d'Arezzo, poi ce n'è uno subito dietro quando uno riesce a comprare la 500. Allora c'è sia la fotografia di Piazza Giotto, per chi non sapeva dov'era, e la 500 di quel tempo. Mi faccia vedere per piacere, perché siamo a pagina 213. Ecco, perché giustamente lei, da buon anche scrittore, ma anche... La cartaria aretina di Arezzo, voglio dire, chi è che non l'ha conosciuta? Chi è che non veniva a comprare i libri per scuola da lei? Quasi tutti, sì. Sono stata all'ospedale per la prima volta, tutte le infermiere, dice lei quella della cartaria. Vedi? Però i libri fanno bene, perché lei è arrivata a 91 anni. Un corridoio, 10 minuti, grazie, bravo, la mia figliola sono è diventata brava. Ma ci si sono tante cose. I libri buoni. Comunque, eccola qua, dietro, eccola qua, subito la dietro, e subito dietro, e a fianco allora dell'immagine che fa vedere, la conduttrice può leggere qua su in alto, vede? Sì. Donna. Donna Carola legge i giornali. Carola o Carola. Sempre. Quindi, in dialetto aretino. Ascolti Ferri, abbiamo il nostro tempo che è scaduto, però dove si può trovare il libro? Nelle librerie da perfetto. Nelle librerie di Arezzo si può trovare. La cartaria giustamente aretina. La cartaria si aretina. Si vendono pure anche a scatole di 14 a prezzo speciale. Ecco, e qui esce fuori il libraio. Allora ringrazio il presidente della Brigata Amici dei Monumenti, Claudio Santori, e Giorgio Ferri, editore appunto della casa editrice Cartaria Aretina, e ricordate Zibaldone Aretino numero 3, perché ce n'è altri due prima, che non deve mai mancare nella libreria di un aretino. E io ringrazio.